Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 22 giugno. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Intanto si dividono in due le grandi categorie: la questione dello scandalo dei magistrati e delle parole dette da Palamara, che interessano per esempio il Corriere della Sera, e poi l'altra questione è che finalmente ha trovato uno spunto per dire qualche cosa rispetto alla chiusura degli Stati Generali il Presidente del Consiglio Conte. Già l'ho commentato ieri sera in un video, però adesso a freddo vediamo cosa ne hanno tratto i giornali. È del tutto evidente che 8 giorni di kermesse a Villa Doria Pamphilj è servita a zero, se non a dare la seguente notizia. Non c'era bisogno evidentemente di fare 9 giorni a Villa Doria Pamphilj per decidere se tagliare o meno l'IVA temporaneamente, così come ha previsto la Germania. Il paese da reinventare è la parola d'ordine che pensava che, come si chiama, Conte avesse risollevato tutti gli animi di noi italiani: più moderno, più digitale, più inclusivo, più verde. Minchiate con le quali noi non campiamo. Però quanto piace a quelli che hanno lo stipendio dire: sì, stiamo in un paese più moderno, sì, siamo nello smart working, che anche un bambino piccolo sa che smart working non è home working, cioè essere smart non vuol dire stare a casa, vuol dire cercare di mettere il proprio lavoro in una struttura pensata in maniera intelligente, mentre quello che noi stiamo facendo, i dipendenti pubblici peraltro meno che mai, meno che noi, stanno semplicemente lavorando da casa. Home working non è smart working, ma comunque più moderno, più inclusivo, più verde, più tutte le minchiate. Ma la cosa più bella che ha detto ieri: un paese da reinventare. A me va benissimo che il paese sia da reinventare, ma il paese lo reinventiamo con Casalino? Lo reinventiamo con Conte, lo reinventiamo con Arcuri, lo reinventiamo con Mimmo Parisi, il presidente dell'ANPAL che spende i soldi perché c'ha mal di schiena per andare in Mississippi. Lo reinventiamo con Tridico, l'uomo dell'INPS che ogni giorno si inventa una minchiata sulla cassa integrazione che non ha pagato. Cioè, questo è il paese da reinventare, con questa classe dirigente. Devo dire che una delle poche cose interessanti l'ha detta Fabrizio Di Amato, imprenditore, oggi sul Corriere della Sera, che in realtà ci spiega come un paese si possa reinventare, come i rifiuti possono essere utilizzati in maniera intelligente, il nostro nuovo petrolio, lui le ha le tecnologie, ma glielo permetteranno? Sarà facile? Ci saranno i grillini che non vorranno che si facciano quegli impianti, ci sarà il ministro dell'ambiente che glieli contesterà, ci sarà il codice degli appalti che non glielo permetterà di fare. Lui ci ha provato, è andato come tanti altri imprenditori, Renzo Rosso, Giordano Riello, Fabrizio Di Amato, sono andati ieri finalmente, prima della minchiata fatta con gli autori, con i grandi attori, con i VIP. Fate lavorare forse musicisti, artisti, gente che oggi è sul lastrico, dimenticata, che non sono quei grandi attori, sono tutti quelli che ruotano intorno anche come comparse rispetto al business dell'intrattenimento. Però comunque sia, l'idea è che il paese deve reinventare e che si potrebbe ridurre l'IVA, cosa che l'abbassamento dell'IVA, qualcuno si azzarda a dire addirittura il dimezzamento dal 22 all'11%, dal 10 al 5, dal 4 al 2. Beh, insomma, i giornali del gruppo Caltagirone dicono che c'è un altolà la riduzione dell'IVA da parte del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, e altri dicono che la riduzione dell'IVA in un paese come l'Italia costerebbe troppo e servirebbe poco nei commenti, appunto, dei giornali. Io penso che comunque sia la riduzione delle imposte è giusta, bisogna cercare di fare i conti sul fatto che questo governo ha già buttato nel cesso in aiuti, in piccoli sostegni, 80 miliardi di euro, di cui molti pochi sono arrivati finalmente ai cittadini perché gran parte è stata anticipata dalle imprese, quindi stiamo molto attenti a come spendere i prossimi soldi. Disgustati generali è il titolo che addirittura fa il Tempo, passerella di VIP e cantanti e le solite promesse di Conte. Devo dire che questi 9 giorni, anche il più favorevole al governo Conte mi deve spiegare che cosa diavolo sono serviti. Anzi, l'unico che me lo può spiegare è Giuliano Ferrara, che oggi per l'ottava volta trovo scritto nel titolo di Giuliano Ferrara la parola che io non so neanche pronunciare: Albagia, cioè una boria. Com'è la pomposa, come si chiama, estimazione di sé, questa è l'Albagia. Bene, per l'ottava volta gli piace tanto questa parola, però per la prima volta in vita mia leggo Giuliano Ferrara che nelle prime righe apprezza e considera straordinario un fondo di travaglio. Quindi Ferrara, quello che veniva considerato un mucchio di merda da travaglio, perché così l'aveva definito un sacco, cioè una maniera disgustosa, perdona e apprezza. Perché io posso capire il perdono, ma l'apprezzamento vuol dire essere veramente con un problema mentale, come avrebbe detto lui, o come avrebbe detto quel cretino, come si chiama quell'altro deficiente che scrive lì, per quello là che c'ha un cognome
Vabbè, manco me lo ricordo. Vabbè, comunque sia. E il concetto è che ovviamente si può trovare del... Io talvolta vedo delle cose anche interessanti, ma l'apprezzamento da parte del tuo concorrente storico, di quello che mi ha fatto una grande battaglia, il foglio contro il fatto, su questioni fondamentali, lo Stato mafia, Berlusconi, dà un, come posso dire, dà il senso di come oggi siano due giornali perfettamente equivalenti, perché un tempo erano più simili a Pubblica il foglio, oggi è simile al fatto drammaticamente, chissà se lo sarà anche sulle questioni giudiziarie, verifiche su 20 giudici, e il secondo grande tema lo prende il Corriere della Sera, l'ex presidente dell'ANM dice che è fantastico, perché vedete ragazzi, il tema è molto semplice, viene pizzicato attraverso un Trojan questo Palamara che ne combina di tutti i colori, però mette in mezzo una serie di personaggi, alcuni dei quali si dimettono al CSM perché si incontrano in una cena all'hotel Champagne, si incontrano con politici indagati, si incontrano con politici non indagati, insomma si spartiscono le nomine. Poi c'è una seconda ondata, in questa seconda ondata invece si vedono i magistrati che chiedono il biglietto per lo stadio, la raccomandazione per il far entrare il proprio figlio nella facoltà di medicina in Albania, e questi secondi magistrati di sinistra non vengono toccati dallo scandalo. I primi magistrati moderati e di centro-sinistra invece si dimettono, cambia la maggioranza del CSM, viene fatto fuori sostanzialmente l'uomo nero, com'è che si chiama, Palamara, quello che c'ha il physique du rôle dell'uomo nero, come diceva bene Cossiga, e lì sembra chiudersi tutta la vicenda. Il problema è che ora lo espellono dall'Associazione Nazionale dei Magistrati, voi direte chi se ne frega, e lui fa dei nomi. Guardate che non ero l'unico io a fare nomine, interessarmi di persone, eccetera. Però quando si tratta del Trojan e di Palamara, lui è un delinquente, cosa che resta da quel punto di vista, cioè è un uomo oscuro, è un uomo poco trasparente. Quando si tratta degli altri, che sono di sinistra, invece loro sono, ve lo dico bene, l'ex presidente Ambamonte, super di sinistra, segretario del CSM, segretario dell'ANM, uomo che ha avuto un sacco di incarichi, dice: negli incontri con i politici parlavo di problemi e non di nomine, perché in realtà lì non c'era il Trojan e quindi siamo sicuri al 100% che loro parlavano di problemi e non di nomine, e si incontrava con il presidente della Commissione Giustizia, un ex magistrato che è ritornato a fare il magistrato, e anche su questo non si scandalizza nessuno, magistrato, presidente Commissione Giustizia, ritorna a fare il magistrato, tutto regolare. Ma quando viene intervistata la Ferranti, questa signora, presidente e magistrato, che diventa del presidente della Commissione di Giustizia e poi ritorna a fare magistrato, bene, ma sì, io ho incontrato Albamonte, ma mai in una colazione o in un incontro organizzato, mentre lui gli ha detto: sì, è una mia amica, l'ho incontrata tante volte, però non mai in un incontro organizzato. Quindi se si incontrano a colazione va male, se si incontrano per caso al bar va bene. Beh, penso che vada bene sempre, devo dirlo, sia al bar sia una colazione, non ci vedo nulla di scandaloso. Ma la cosa bellissima, dovete leggere su Corriere della Sera l'intervista all'ex presidente della Commissione Giustizia in quota PD, che dice di non essere mai iscritta al PD perché loro sono puri magistrati, cioè quando diventano presidenti di una commissione parlamentare in quota Partito Democratico, poi alla fine, finito il loro mandato, dicono: ma io non ero del PD, ritorno a fare il magistrato, fischiettando, come se questo fosse normale. È permesso, ma non è normale. Comunque questa ritorna a fare il magistrato, e che cosa dice alla giornalista che la incalza? Ma veramente nelle intercettazioni e nelle chat di Palamara, presidente Ferranti, risulta che lei si sia incontrato, abbia, si informa di questo magistrato, e lei dice: beh, ma io non è che mi sono informato di quel magistrato, il mio è stato un intervento a garanzia, il mio è stato un intervento a garanzia! Poi gli chiedono di un secondo magistrato, non solo uno, è nelle chat, ma lei si è anche occupata di Eugenio Turco, e lei dice: ho dato un contributo di garanzia, cioè escono due magistrati di cui si occupa l'ex presidente PD della Commissione Giustizia, e se lei si occupa di queste persone sono interventi di garanzia, se invece se ne occupa Palamara sono interventi che prevedono la sua espulsione dal gruppo dell'ANM, e lei querela tutti quanti, querela Palamara, querela me, non lo so chi querela, io spero di no, perché io ho semplicemente letto la sua intervista dicendo che i suoi interventi sono di garanzia, quelli di Palamara sono invece interventi oscuri. E questo è il criterio sempre solito
monito tutto di tutti i moralisti, per cui gli altri devono essere super fichi, ma io posso permettermi un po' di cose. Gli altri sono orrendi se prendono i prestiti dello Stato, invece se lo prende il Fatto Quotidiano, la garanzia al 90% grazie al decreto rilancio, se lo prende il Fatto Quotidiano, beh, ma allora, insomma, questo lo possono fare tutte le imprese. Io voglio chiedere a tutte voi imprese, perché questa cosa è rimasta qua, imprese che l'anno scorso hanno aperto 1,5 milioni di euro e che hanno perso 1,5 milioni di fatturato, voglio chiedere a tutti quanti voi imprenditori che vi siete trovati in questa condizione di perdere l'anno scorso e in termini di utili e in termini di fatturato, se voi nel giro di pochi giorni riuscite ad ottenere un prestito di 2,5 milioni con la garanzia dello Stato. Perché così, è tutto così. Cioè, se la garanzia per loro è dovuta, il fatto che loro si inventano, si vedono con dei magistrati, se sei di sinistra è una garanzia, stupendo. Paolo Manzo, oggi fantastico, sul giornale spiega il pezzo di Mieli di cui ho citato ieri, il fondo di ieri, dicendo: Mieli, ma fai pure il terzista internazionale. Cioè, voi giustifichi la neutralità di Movimento 5 Stelle e Vaticano sulla questione della dittatura di Maduro, che è ingiustificabile. OMS, vi segnalo il quotidiano nazionale Canè, che dice: questi organismi internazionali sono studiati in modo perfetto per mantenere se stessi e non dare benefici agli altri. Sottoscrivo parola per parola e ve la rileggo: questi organismi internazionali come l'OMS, ma non solo l'OMS, l'UNESCO, sono studiati in modo perfetto per mantenere se stessi e non dare benefici agli altri. C'è una pagina straordinaria di un libro, il recente libro su Benedetto Croce, il secondo di Giancristiano Desiderio, in cui la prima parte di questo libro sono le lettere di Benedetto Croce sulla follia della Costituzione dell'UNESCO, e l'ha scritto Croce da un punto di vista liberale, con criteri diversi rispetto a quello che dice Canè, ma insomma si sapeva dal 1947 che cosa queste follie internazionali avrebbero comportato. Nel frattempo, flop dei test sierologici e dell'app Immuni, e totali, perché scrivono i giornali: l'app Immuni è poco scaricata, i test sierologici, vi ricordate quelli dell'Abbott, solo un terzo degli italiani non lo fanno. E sapete cosa dice quello dell'OMS in Italia, Ricciardi? Poca fiducia nella scienza! No, poca fiducia in lei, Ricciardi, poca fiducia nell'OMS, Ricciardi, poca fiducia in Arcuri, Ricciardi, poca fiducia in un sistema che ci ha detto che servivano i tamponi e oggi ci dicono che non servono, e oggi perché si sono consapevoli della figura di palta che hanno fatto, il rappresentante dell'OMS, quello vero, non Ricciardi, in Italia, Guerra, dice: in realtà diciamo che i tamponi non servono per i paesi poveri che non se li possono permettere. Ciao core, bellissimo il pezzo di Mario Giordano, ed è stupendo, perché dice: ma perché Grillo è completamente cambiato? Capisco, voglio dire, i poltronisti, quelli che vogliono mantenere lo stipendio, che stanno alla Camera e che non avrebbero altro, diciamo, lavoro, ma lei, dice Giordano a Grillo, ha mandato a fanculo il paese, i politici, mille volte, l'uomo del vaffa, ma perché oggi vuole difendere questo palazzo con aspiranti democristiani come sono i grillini, che sono diventati diciamo uomini dell'istituzione? E lui subodora, Giordano, sulla prima pagina della Verità oggi: non è che c'entra la vicenda di suo figlio, che vi ricorderete, indagato per stupro in Sardegna, che io non so che cosa c'entri, però insomma è quello che dice Giordano, ed è un dubbio, insomma, sull'intenerimento che avrebbe avuto oggi Grillo nei confronti delle istituzioni del palazzo. Nel frattempo il Wall Street Journal, soltanto per segnalarvi come vedono l'Italia all'estero, una grande foto in prima pagina sulla regatta con due T di Venezia, che effettivamente è stata fatta, perché, dice Wall Street Journal, torna un po' di speranza in Italia e soprattutto speriamo un po' di turismo. Questa sera torna Quarta Repubblica, mi raccomando, non mancate, parleremo dell'IVA, parleremo dei prestiti che non sono arrivati, ci saranno tantissimi ospiti, ci sarà soprattutto la questione e l'inchiesta nostra su quello che è diventato il Movimento 5 Stelle. Va bene? Vi do che dici, sei fatto, i giudici corrotti dai comunisti, dottor Porro, io sono stato il peggior dello Stato e il peggior peccatore, Rita che mi fai complimenti, buongiorno da Santa Margherita Ligure, Susanna, un grande abbraccio a te e a tutti quanti quelli che ci hanno seguito su Instagram, su Facebook, su YouTube e sul sito nicolaporro.it. Ciao!